È la mattina del giorno X, mi alzo prima dei postini, prima del gallo, prima di tutti. Ricorderò per sempre questo giorno, fin troppo luminoso, nitido e quasi insolente sotto il sole bianco. La zona più prestigiosa per assistere all'esplosione è una piccola altura chiamata Campania Hill. Io sono qui. Molto più avanti ci sono Oppenheimer e Groves. Fermi, invece, vuole avvicinarsi al massimo alla detonazione. Sceglie come punto di osservazione la piana desertica a una quindicina di chilometri dalla torre. I vari siti di osservazione mandano la musica di Tchaikovsky, diffusa dall'interfono, perché ha il compito di rasserenare gli animi mentre aspettiamo la detonazione. Sta per iniziare il conto alla rovescia. Ecco, questa è una delle fasi cruciali del libro, La donna della bomba atomica. Ho scritto questo libro dopo le ricerche sul posto e viene pubblicato da Mondadori, è già in pre-order nel web e l'uscita ufficiale nelle librerie è il 20 febbraio. Poi con lo spettacolo teatrale debutto il 1 marzo. Vi aspetto in libreria e a teatro. Tutte le informazioni sono sul mio sito www.graysonanatomy.com. Ciao!